Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo, ucciso dalla mafia il 19 luglio del 92, è un cittadino napoletano. A conferirgli la cittadinanza onoraria è stato il sindaco Luigi De Magistris con una cerimonia nella sala della giunta di Palazzo San Giacomo. Un gesto che De Magistris ha definito significativo per quello che Salvatore sta facendo in questi anni nel paese, portando in giro la sua indignazione che è energia positiva per sapere tutta la verità sulla strage di Via D'Amelio. Piazza Cenni, il largo antistante il Palazzo di Giustizia di Napoli, da settembre cambierà nome in piazza Falcone e Borsellino. Napoli ha aggiunto De Magistris dalla cittadinanza onoraria un uomo giovanissimo nel cuore, un atto che ha un valore simbolico ma anche sostanziale. I napoletani si sentono vicini a quei magistrati, servitori dello Stato e cittadini che ogni giorno lottano per cercare la verità. Il clima oggi è torbido, ha aggiunto De Magistris, e bisogna tenere altissima la vigilanza democratica. Con la cittadinanza a Salvatore Borsellino, il sindaco, la giunta e la città di Napoli si schierano. Un commosso Salvatore Borsellino ha ringraziato il sindaco per la cittadinanza onoraria di una città, ha detto, che ho sempre amato.